di voi avreste affidato la palla decisiva della partita al miglior realizzatore, il Baldino, poi però quel pallone è uscito fuori del... è uscito veramente di un nulla, però abbiamo creato tanto, abbiamo giocato proprio bene, siamo entrati cattivi perché volevamo provare a fare qualcosa di importante dopo un'annata che aveva avuto momenti difficili. Quindi ci abbiamo creduto e abbiamo messo tutto in campo, poi non siamo riusciti poi a fare quel qualcosa in più per segnare, però è andata poi bene così. Terzo di difesa, quinto di centrocampo, quinto di difesa, quarto in difesa, ha fatto tutto quest'anno. Sì, ho fatto... Cioè... Ah, ok. Sì, ho fatto tutto, perché ho fatto il terzo, il quinto e adesso nell'ultima partita il quarto. Però penso che, come dicevo prima, il ruolo in cui ho trovato più continuità è poi il terzo, anche perché abbiamo giocato qui in maniera differente, abbiamo trovato altri meccanismi, quindi sì, sono poi contento e aver giocato tanto mi ha fatto crescere dentro il campo ma anche fuori, grazie al gruppo che avevamo intorno, noi giovani ci siamo trovati tutti benissimo. Che voto ti dai per questa esperienza della mano? Darsi un voto da soli è sempre difficile, perché spesso le cose da dentro si vedono poi magari in maniera differente, però ti dico, sono contento perché gestire secondo me bene un salto come quello tra la primavera e una categoria difficile come la Lega Pro, gestirlo così secondo me è stata una cosa che mi ha fatto crescere e sono contento di questo, perché come poi sanno tutti la primavera è un campionato difficile, però è un campionato comunque di settore giovanile, hai altre pressioni, quindi sono contento di aver poi trovato così continuità nel mio primo anno. E anche oggi hai avuto l'occasione per segnare, hai anche rischiato un quarto gol. Ho rischiato per il primo, nel primo tempo, vabbè, il tiro è andato molto alto, non mi aspettavo quella palla lì, invece nel secondo tempo di testa ha fatto una bella parata lui, ci sono andato vicino, sarebbe anche poi magari servito per la squadra, però ripeto, ci è mancato quel pizzico di cattiveria, di fortuna soprattutto, perché il tiro di Infe è uscito veramente di niente, quindi siamo stati anche un po' sfortunati, però siamo contenti poi della stagione. A livello solo tuo personale, tu ti senti già pronto per un salto in un'altra categoria, o sei il tipo che fa un po' le cose gradualmente, cioè preferisce maturare meglio? Questo è difficile da dire, per lo stesso discorso che ti dicevo prima, da giocatore poi le cose si vedono differenti, però questo primo anno di prestito è andato bene, adesso tornerò a Torino e si deciderà poi insieme il da farsi, il meglio per continuare a crescere. E se ti guardi indietro, quanto sono stati difficili questi mesi che sono passati, però ne sei riusciti poi nel migliore del mondo? Sì, ci sono stati periodi difficili dove abbiamo avuto la forza di stringerci come gruppo, di rimanere uniti tra di noi, perché era quello importante, ci siamo compattati, abbiamo lasciato magari anche a volte perdere quello che si diceva da fuori, perché nello spogliatoio non deve entrare nulla, deve rimanere unito, e siamo stati bravi a farlo e questo poi ci ha portato a raggiungere l'obiettivo. Ci sono stati appunto settimane difficili dove magari venivamo da una sconfitta, è stato difficile riprendere e mettere la testa giusta, però anche con il grande aiuto del mister, che da quel punto di vista ci ha dato tantissimo, sotto il punto di vista motivazionale siamo poi riusciti a riprenderci sempre, abbiamo fatto bene. Dal gol della Ternana a quest'ultima partita con la Ternana, possiamo dire che è un po' il girone di ritorno che ti ha fatto fare la differenza in questa stagione, e nel girone di ritorno cosa è cambiato rispetto a quello di andata? Che sì, nel girone poi di ritorno ho fatto gli altri due gol, prima appunto a Terni e nell'ultimo di andata, però penso che tutta la squadra nel girone di ritorno sia poi migliorata, perché comunque abbiamo iniziato fin da subito a lavorare in maniera differente, anche data dal fatto che il mister ha avuto più tempo per lavorare, abbiamo lavorato meglio sul modulo, quindi non è una cosa solo mia, ma tutta la squadra ha iniziato, penso, a girare in maniera migliore, infatti poi abbiamo fatto bene in campi difficili, altre volte specialmente magari in casa c'è mancato qualcosa, però all'interno di una stagione può capitare, credo. No, per me rammarico assolutamente, perché io ci credevo fino alla fine.
Ci credevo tutto il tempo perché ho visto che la squadra sta crescendo. E sinceramente, vedendo anche le formazioni delle squadre di oggi, e noi abbiamo fatto un po' di fatica a trovare 11, 12, 13 ragazzi in grado di fare la partita, visto tante assenze che abbiamo, perché ci portiamo da un po' tanti problemi fisici. Quindi, per quanto riguarda formazioni, secondo me non abbiamo dato 100% o anche di più. Abbiamo provato fino all'ultimo secondo con tiro di Saveriano, che è uscito non so quanto. Cosa dire? Sono, da una parte sono orgoglioso come questa squadra ha fatto ultime settimane, però è veramente un peccato finire così in questo momento, perché sia a Trieste sia oggi abbiamo fatto una bellissima partita, due bellissime partite. Quindi secondo me la squadra, se tolgo prestazione a Pordenone, stava crescendo. È un peccato finire adesso. Che bilancio invece personale dai alla tua stagione? Sei arrivato in corsa, non era facile, invece poi sei comunque riuscito piano piano a trovare anche la condizione migliore ad ambientarti bene. No, io sono felice di dare che ho dato una mano alla squadra. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi va bene, poi valutazione devono fare gli altri. Io sono persona abbastanza umile, lavoro ogni giorno al massimo e cerco di dare massimo ogni allenamento, e poi spero che il lavoro ti porta sempre avanti. Secondo me funziona così e io ho fatto sempre così. Oggi a quanto ti sei trovato? Guarda che io prima, diciamo, stagione neanche completa, diciamo che prima volta che ho giocato a tre era l'anno scorso a Casertana con Mister D'Angelo, tipo da novembre dell'anno scorso ho fatto prima volta a tre, quindi io praticamente tutto il tempo prima ho giocato a 4, quindi per me non cambia niente. Anche direi che oggi mi sono ricordato i vecchi tempi e mi sono divertito. Cerco di divertirmi ogni partita, però a 4 va benissimo anche come a 3, uguale. Cosa significa per il Teramo aver raggiunto 43 punti in un girone così difficile? Secondo me non è poco, non è poco, perché vedendo quanti giocatori abbiamo cambiato, quanti problemi fisici abbiamo avuto, che in girone di ritorno abbiamo fatto tante trasferte molto difficili, direi che è un ottimo risultato, che siamo arrivati a pari punti con la Ternana, con Albino Leffe, che sono comunque le squadre con giocatori con le carriere importanti alle spalle, quindi abbiamo, secondo me in questo momento abbiamo raggiunto il nostro massimo per quanto riguarda i punti fatti. Tra due mesi ti rivedi questa maglia? Tra due mesi, come sono in scadenza, tra due mesi non so dove sarò. Comunque mi preparo al meglio per la prossima stagione, come ho fatto sempre, e poi vediamo, non si sa mai dove ti porta la vita, non si sa mai che valutazioni farai, e vediamo. Comunque vorrei ringraziare tutti della società, i tifosi, voi nella sala stampa che anche nei momenti, diciamo, meno positivi, secondo me siamo riusciti a stare abbastanza compatti, e si vedeva anche al campo che squadra nei momenti difficili ha saputo reagire, ha saputo capire cosa fare, e questo secondo me è una cosa importantissima.